Buongiorno, sono Arianna Rinaldo, curatrice indipendente e photo editor freelance. Per raccontarvi un po' il mio percorso, devo iniziare alla fine degli anni 90, quando mi ritrovo a New York dopo una serie di studi che non hanno nulla a che fare con la fotografia. Io ho studiato lingue orientali e mi ritrovo a fare uno stage presso la Magnum di New York. Quello è stato, diciamo, il mio battesimo fotografico e devo dire che ho avuto la fortuna appunto di entrare in un certo senso dalla porta principale per quanto riguarda la fotografia documentaristica. In breve tempo vengo assunta come direttrice dell'archivio e mi fermo un po' di anni a New York. E ho questo primo incontro appunto con la fotografia attraverso il lavoro dei fotografi e reportagisti della mitica agenzia Magnum. Lavoravo nell'archivio, quindi mi trovavo in una situazione in cui vedevo anche tutto il backstage, tutte le immagini che arrivavano dai commissionati, dagli incarichi, dai viaggi dei vari fotografi e li editavo insieme ai miei colleghi e agli assistenti per l'archivio stesso. Diciamo che questo è stato il mio primo incontro con la fotografia e ovviamente mi ha aperto a un mondo che poi in questi ultimi 20 anni si è sviluppato e evoluto in maniera molto molto varia. Ho avuto la fortuna in quel periodo proprio di trovarmi in un momento di grandi cambiamenti. In quell'epoca era appunto l'inizio del 2000, probabilmente proprio il 2000. L'archivio in cui lavoravo era praticamente un archivio totalmente analogico e mi riferisco all'analogico in senso non di sparo, di funzione della macchina fotografica, se no che usavamo proprio stampe, diapositive, eccetera, eccetera. E proprio in quel momento iniziamo a trasformare tutto l'archivio della Magnum, quindi 50 anni di storia, in un formato digitale, che è quello che poi si può trovare oggi nel sito stesso della Magnum come ricerca iconografica. Fu un momento abbastanza importante perché la scelta delle immagini da scansire, le parole chiave, tutti quegli elementi che ora sono abbastanza ovvie, però 20 anni fa era veramente un terreno veramente nuovo. Da New York poi sono rientrata in Italia dove ho avuto la fortuna di incrociarmi con la rivista Colors è la rivista che è esistita in Italia fino a qualche anno fa e che era supportata dalla famiglia Benetton presso la fabbrica, il centro di ricerca e comunicazione di fabbrica. E da Magnum, diciamo, mi sono ritrovata in un ambiente completamente diverso, in un approccio al discorso visivo, al racconto fotografico completamente diverso. I direttori artistici di Colors erano Adam Brumberg e Oliver Chenerin, due artisti, un duo di artisti che proprio recentemente si è, diciamo, separato e ha finito di lavorare come duo dopo 20 anni di lavoro insieme. E l'approccio alla fotografia e al racconto documentaristico ovviamente era completamente diverso da quello della Magnum, era molto più contemporaneo, era basato sulla ritrattistica, era basato sull'incontro, l'interazione tra il fotografo e i soggetti fotografati. Per cui in un breve periodo di tempo, per me che non arrivavo a quei lavori con un'esperienza formativa nel mondo della fotografia, è stato un momento abbastanza illuminante, cioè ho capito, ripeto, erano 20 anni fa, l'importanza del linguaggio fotografico, del linguaggio che si adatta anche al tipo di pubblico a cui si riferisce. Quindi quella rivelazione per me è stata poi quella che ha marcato tutto il resto del mio lavoro fotografico fino ad oggi. In quei primi anni ho lavorato soprattutto nel campo editoriale, dopo Colors, in cui ero photo editor, sono passata a DD Repubblica e ad altre, diciamo, pubblicazioni di diverse case editrici di base a Milano, lavorando anche a numero zero, progetti nuovi, quindi sempre con un'attenzione non solo alla produzione fotografica, quindi al linguaggio stesso della fotografia, ma proprio anche al pubblico, a chi era il target, diciamo, di quel prodotto editoriale. Quindi sono stati tutti dei passaggi per me particolarmente importanti e anche di apprendimento,
in cui man mano mi nutrivo, diciamo, di queste nuove esperienze. E negli ultimi 10 anni mi sono dedicata più alla curatela rispetto, diciamo, ai primi 10 anni in cui ero più coinvolta nel processo di edizione, di photo editing e nel mondo dell'editoria del cartaceo. Dal 2012 sono il direttore artistico del Festival Cortona and the Move e da 6 anni a questa parte curatrice di fotografia al Festival di Fotografia e Arte Contemporanea di Monopoli Fest. E in entrambi queste esperienze ho potuto mettere a fuoco, diciamo, tutto questo interesse che ho sviluppato negli anni per quanto riguarda la varietà e l'evoluzione del linguaggio fotografico. Cortona on the Move, appunto a Cortona, come dice il nome stesso del festival, è un festival sempre dedicato alla fotografia documentaristica. Ma ovviamente una fotografia aperta a una visione molto contemporanea, quindi con misture, con incroci con l'arte contemporanea, con la fotografia concettuale, la fotografia più artistica, diciamo. Mi interessa sempre molto questo incontro di linguaggi e come servano a raccontare delle storie. Di base, piace, interessa vedere e raccontare delle storie. Mi piace raccontare delle storie che siano legate al nostro mondo, al mondo di oggi, al mondo contemporaneo. Quindi negli anni ogni edizione di Cortona and the Move, così come le edizioni di Fest, si collegano in qualche modo con la tematica o con delle parole chiavi a quello che è il mondo in cui stiamo vivendo ora. Negli anni a Cortona and the Move abbiamo portato grandi artisti di fama internazionale, così come artisti emergenti e giovani italiani e stranieri. Mi interessano le storie, mi interessano le novità, mi interessano le curiosità, mi interessa anche molto la sfida del linguaggio fotografico nei confronti di quello che magari è la tradizione o un linguaggio più diretto a cui si è più abituati. Da Cortona sono passati fotografi come Larry Towel e Philip Toledano, no? Siamo passati da Joel Meyerowitz a Elinor Carucci, da Donna Ferrato a Simon Norfolk, così come tantissimi altri che ovviamente non posso nominare, ma che ci mostrano quello che è la ricchezza e la varietà della grammatica della fotografia. Cortona da un paio d'anni non è più Festival della fotografia, ma è Festival di Visual Narrative, proprio perché questo termine per noi riassume proprio quello che è l'evoluzione del linguaggio fotografico, che si nutre anche di altre arti, si nutre anche di video, di parole, di performance, di altre maniere di esprimersi che insieme arricchiscono il racconto. Fest è un festival dedicato alla fotografia, ma anche alle arti contemporanee, quindi si mischiano anche musica, cinema, performance. A Fest, che è a Monopoli, quindi una piccola cittadina sul mare in uno spazio aperto d'estate, cerchiamo di proporre dei lavori, degli allestimenti che siano in diretta relazione anche con l'ambiente, così come a Cortona, dove abbiamo delle mostre all'interno della fortezza del XII secolo, così come in palazzi antichi recuperati, a Fest siamo soprattutto in esterno, in una zona di passaggio, in una zona sul mare, quindi il linguaggio fotografico in quel senso ovviamente deve lottare, competere con quello che è il paesaggio naturale, con quello che è la bellezza del mare, di un tramonto. Quindi le scelte che vengono fatte ovviamente sono sempre anche in qualche modo direzionate da quello che è l'ambiente, la location interna o esterna in cui le mostre si fanno. Così come è sempre importantissimo il pubblico. È fondamentale sapere pensare chi sono le persone che verranno al festival,
chi sono le persone che vedranno queste mostre. A me interessa ovviamente che ci sia un pubblico fatto da una parte di professionisti, di colleghi che possono apprezzare le scelte che facciamo e la maniera in cui le mostre vengono allestite e proposte. Però allo stesso tempo c'è il fotografo amatore, c'è la famiglia, ci sono i turisti che passano per Cortona o per Monopoli. Quindi per me è fondamentale che questo linguaggio che utilizziamo possa raggiungere un pubblico anche molto ampio, cioè che la fotografia e l'arte, il racconto fotografico del nostro mondo contemporaneo possa raggiungere il pubblico più ampio possibile.